Mi ero spaventato. Era un sacco che non ci vedevamo. Con che mano lo facevo? Forse con questa. Bentornati cacciatori e benvenuti a questo nuovo video. Qua Bergaster. È l'obiettivo principale di oggi? Era fare un video su Fallout. Era gustarmi. Te non puoi scappare intanto. Era gustarmi il nuovo, l'ultimo attesissimo DLC per Fallout 4 Nuka World. Stavo in Coca-Cola. Ma quanti giga da scaricare? E la mia connessione che veloce. Quindi, dato che finirà questa sera alle 2 di notte, ho detto, va bene, per oggi faremo Pokémon. Anche perché in questi giorni che sono stato assente ho avuto la possibilità di stare lontano da casa mia, in mezzo a nulla, e dove ovviamente c'erano più Pokémon che qua. Ne ho catturati un po' e oggi siamo qua per far evolvere un po' di figate. Tutti i Pokémon interessanti, tutti i Pokémon un po' più grassi e succosi. Ne ho tenute le caramelle conservate per questo momento insieme a voi. E insieme a un fortunuovo per raddoppiare l'esperienza ottenuta, perché no? Quindi scusatemi ancora se quello di oggi non è l'attesissimo video su Fallout 4, ma tuffiamoci subito in queste evoluzioni. Prima cosa, attiviamo il fortunuovo. Non vorremmo infatti che tutta questa utilissima esperienza venga sprecata. Come ci gestiamo questa volta? Ovviamente non ho deciso niente prima. Uno Snorlax al 2000. Dove l'hai trovato, Bergaster? In un uovo. In un ovetto. Ho detto, va, uovo a 10 km, vediamo un po' cos'è. Ed è uscito questo Snorlax al circa 1800-1900, con abbastanza caramelle per superare il 2000. Iperraggio a 120. Veramente, veramente forte. Sono quasi sicuro che almeno uno dei Pokémon che andremo a fare oggi supererà sia Snorlax che Nidoking. Il resto è la solita batteria di Vaporeon sfigati che ci siamo fatti insieme l'altra volta. Fino a questo punto, dove vediamo un Ponyta all'868 e 54 caramelle giuste, 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 per dargli una potenziatina e poi farlo evolvere. Già che siamo qui, già che siamo tutti insieme, ne approfitterei per farvi conoscere anche voi quest'app che ho iniziato a usare un paio di giorni fa. Si chiama PokeFind. Lui lo chiama GoTools, si chiama PokeFind, cercatelo sull'App Store. Vi dà innanzitutto la segnalazione dei Pokémon sulla mappa, anche se io non mi sono segnalato su questa parte, a me piace cercarli alla vecchia maniera e girare a piedi. Però abbiamo un calcolatore, questa calcolatrice per evoluzioni, per vedere a che livello potrà arrivare il nostro Pokémon. E in più abbiamo questo EV Calculator, che non va a calcolare il livello della possibile evoluzione, ma va a calcolare un punteggio complessivo, in teoria tenuteci segreto dalla Niantic, che riassume in un solo valore livello, punti vita e attacco e difesa del nostro Pokémon. In un unico valore, da 0 a 100. Più vicino a 100 e più sarà cazzuto. Facciamo un piccolo esempio, andiamo a valutare questo Ponyta. Livello 868, 67 di vita. Serve 3000 di polvere di stella per potenziarlo e non l'ho mai potenziato. Stimiamo il nostro Ponyta. Dice la percentuale di perfezione del 60%. Nonostante quindi sia di alto livello, non è niente di che rispetto alla media. Sarebbe meglio trovare uno migliore, seppur di livello più basso, e portarlo più alto. Ma noi ovviamente non possiamo più aspettare, siamo insieme, andiamo invece a vedere a che livello arriverà con l'altra applicazione, cioè sempre con l'altra funzione di questa applicazione. Arriverà più o meno a un 1300 di Rapidash. Calcoliamo che noi gli diamo ancora una potenziatina. Avete più o meno capito come funziona? Vi invito a provarla. Se riesco, link qua sotto in descrizione direttamente allo store, sia iOS che Android, per scaricarlo, potenzia e facciamolo evolvere. Sono rari Ponyta, eh? Questa partiamo già con una delle evoluzioni più succose. Oh, oh mio Dio, chiamate i pompieri, il mio cavallo in fiamme! Di livello 1300! 30 livelli in meno che la stima del sito... Cioè del sito dell'applicazione, con colpo basso e onda calda. Non il più forte, però sicuramente raro e bello da avere nella propria batteria di Pokémon. Il prossimo sarà un Seal. Abbiamo abbastanza caramelle?
Ovviamente sì. Gli diamo un paio di potenziate, vediamo di quanto sale. Facciamoti evolvere subito, perché non è che sali poi di tanto. E come si chiama? Du qualcosa? Du Gong? Du... 1317! Mamma mia che attacchi, amico mio! 925, acquagetto. Du Gong. Però chi se l'incula acquagetto? Potenziati. 28 livelli. Un altro colpo da Pokédex, mi sa. Questa, la prima, non so di quante evoluzioni triple invece che andremo a fare. Abbiamo abbastanza caramelle per passare da Bellsprout a Whippingbell e da Whippingbell a Victreebel. Un Bellsprout al... No, Grimer, cosa fai? Un Bellsprout al 664 che si evolve in un Whippingbell al 1050. Ha già superato il 1000 e deve ancora farsi un'evoluzione? Prima lo potenziamo, giusto un ciccinin, al 1073, e lo facciamo evolvere una seconda volta. Avete capito bene, qua oggi le caramelle vanno spese. Ho aspettato troppo tempo e ovviamente non potevo farlo in vostra assenza. Ah, primo Victreebel dei cacciatori, anzi... di Bergaster, sono sicuro che almeno uno di voi, anzi fatemi sapere qua sotto nei commenti quanti di voi hanno già un Victreebel e a che livello è, perché il mio, cari, è al livello 1602. Foglie lama è buono, fendifoglia fa un po' cagare. Volete che evolviamo uno Slowpoke? Ne posso far evolvere due, quindi potenzia e fai evolvere Slowbro. Mamma mia quanto l'ho aspettato. Dalle mie parti, quantità di Slowpoke più o meno zero. Ho tanti Pokémon che da altre parti sono rari. Guarda che bello. Guarda che bello. Ed è anche un Pokémon che ho sempre notato fortissimo in palestra. 1430 non è tanto. Non è tanto per un cazzo. Con Pistola, Acqua e Gelo Raggio. Ti do una potenziata, però... Ancora nessun colpo grosso al drago rosso, ahimè. Possiamo però gustarci da questo Execute XLXL al livello 614 con leggera potenziata prima. Ci gustiamo la sua trasformazione in... mi sono dimenticato come si chiama. Ah, Executor. Executor, un altro che in palestra ho sempre trovato bello tosto da battere. Bello tosto. Speriamo che sia di livello alto. Almeno sopra il 1500, ma tutto ciò che è sopra è ben accetto. Anche 1800, anche 2000. 1730 XLXL con cozzata Zen e Psycho. Oh. Non mi fraintendete, eh. Non è che mi lamento, però sta mancando quella perla. Sta mancando quella piccola perla che veramente vale questa sessione di evoluzioni. Mannaggia Tetrausi, che non ho abbastanza caramelle. Cubone. Cubone che... sempre qua sotto nei commenti, ma... non è Charmander con un teschio sopra. Ci assomiglia parecchio se non fosse per la coda spenta. Fatto sta che io lo evolvo in Marowak. Facciamo Pokédex, non è il Pokémon più bello di tutti, ma vediamo a che livello arriva. E lui in teoria, quindi, secondo questa teoria, sarebbe Charmeleon. Manca però Charizard. Dai GPS, livello 800. Ma 874 non è neanche un livello. Dai, mi ci è andata una vita per trovare tutte quelle caramelle. Tu mi... Non c'è più rispetto per gli allenatori di Pokémon seri. Mamma mia. Ormai mi conoscete bene e sapete che tengo le ciliegine per la fine. Ho una ciliegiona grossa così, grossa come un melone, per la fine di questo episodio. Facciamo evolvere Krabby. Vi do un piccolo indizio. Sapete quante caramelle ci vogliono per far evolvere Magikarp? Secondo indizio, non sono poche. Mentre aspettiamo e vediamo questo Kingler, che evolviamo a livello,
1088. Nido King, ho detto inizio puntata che l'ho fatto già senza di voi, ma non ho fatto Nido Queen. E ne abbiamo di caramelle per farla. Nidorina al 789. Nidorina fa rima con potenziatina. E dopo la potenziatina sanno tutto che ci va l'evolutina. Vediamo questo Nidorina al 780 potenziato. A che Nido Queen porterà? Nido King, ovviamente, mi piace lui perché è maschio e non donna. Però come disegno proprio, Nido Queen è più bello. Anche il colore. Cazzo è sto viola di Nido King, sfigato. Azzurrino, più caruccio. Sembra quasi un Blastoise che ha perso il guscio. Al 1471. Fai sopra il 1500 così mi fai contento. E bene, 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 bene. Poliwag al 463. Fai evolvere in Poliwhirl e in Poliwhirl. Poliwhirl. Poli. Livello 790. Speriamo che abbia un buon moltiplicatore nel diventare la terza evoluzione, che non ho mai fatto. Quindi, prima volta che otterrò questo Pokémon, ma finalmente ce l'abbiamo con le sue manone guantate e il cerchio ipnotico sulla pancia. Si presenta a noi a livello, prima nel Pokédex e poi tutti leggermente sotto il 1500. Sembra quasi che mi vogliano fare un dispetto. Ma non vi preoccupate, abbiamo quasi finito, giusto il tempo di questo Sheldering Cloyster, dal 458 al 1186 con idropompa e gelosscheggia. Non sei debole. Un Voltorb al volo e abbiamo finito. Non vi sto a prendere per il culo perché tanto avete benissimo capito ormai tutti quale sarà la ciliegiona finale di questo episodio. La risposta alla prima domanda è: ci vanno 400 caramelle Magikarp per far evolvere quel pesce apparentemente inutile, ma tutte queste caramelle probabilmente sono giustificate perché la sua evoluzione è davvero spettacolare. Stiamo ovviamente parlando di Gyarados e non di un Magikarp evoluto in Gyarados così a caso. Questo Magikarp trovato selvaggio a livello 159, secondo l'applicazione, ha un livello di perfezione del 96% su 100, ovviamente. Quindi ha la possibilità di diventare uno dei Gyarados più forte che voi abbiate mai visto. Speriamo che abbia il set di mosse e di attacchi giusti. E non abbiamo solo 400 caramelle, ne abbiamo 685, quindi anche la possibilità di portarlo al limite del suo livello. Nonostante probabilmente questo ci costerà tutta la polvere di stelle che attualmente abbiamo. Ma facciamolo su, prima di subito. Oddio, livello 185. Abbiamo ancora polvere di stelle, abbiamo ancora caramelle che ci avanzano. Ma purtroppo questo è il massimo livello. Per il livello a cui siamo adesso, cioè il 24, non posso più aspettare, non posso più aspettare, ve l'avevo già promesso nello scorso video. Buona evoluzione! E buona evoluzione anche a voi cacciatori! Vediamo di che fottuto livello sarà in grado di arrivare questo Magikarp dal livello 185 in Gyarados, il Pokémon che richiede più caramelle di tutti per essere evoluto. Oh mio Dio! Un livello buono. Registrano il buono. Che emozione. 1935. E ci potete giurare, appena salgo di livello, questo bocconcino sale sopra il livello 2000. Ma cacciatori, con questa notizia bomba, io vi dico che per questo video può finalmente essere abbastanza. Vi ricordo, sono Dergaster. Quanto mi mancava fare l'auto? Un commento qua sotto non è mai sgradito e noi ci becchiamo al prossimo video. Bella ragazzi, brutta tremenda, poi col cervello esposto, la scatola carne aperta a metà.